Italiana nel pallone. E allora bentornati su Italiana nel pallone. Adesso è il momento che tutti voi state aspettando e quindi è arrivato il momento del Costa Mercato. Costantino, buongiorno. Ciao Francesco, addirittura lo aspettano questo momento, no? Sì, come ormai... il mercato della frutta, come il mercato della frutta, dai. Ormai è un momento è un momento importantissimo. Bene, qua sull'isola il Costa Mercato diventa sempre più famoso, lo sai, perché poi è la parte che attrae un po' più di tutti le parti del calcio, il mercato è ancora, sempre... è ancora Francesco, non abbiamo iniziato col pendolino, quando partirà il pendolino, ciao. faremo anche una sorta di pendolino, magari ci divertiremo con qualche cosa di strano che ci inventiamo, per ricordare lì. Il grande Maurizio Mosca, che assolutamente tanto ci divertiva. Assolutamente, un saluto grandissimo a questo personaggio, ci ha un po' insegnato certo. Tutti, sì, un ricordo davvero importante. Vero, allora, vero. Partiamo subito, io ne parlavo prima anche con il nostro ospite, con Nunzio Marchione, sì. Che tu conosci benissimo, sì, e, sì. Della finale di Coppa sai, Italia. È solo quello che ha portato Dybala e Icardi in Italia, ne abbiamo parlato. Un dettaglio, per dire, solo un paio di nomi mi vengono in mente, ma ne potete dire altrettanti, insomma, capisci? Insomma, una figura non di poco conto. Tra l'altro vive in Spagna, Barcellona, insomma, sì, ne abbiamo parlato un po' di segreti. Veramente è una persona deliziosa, bene. Davvero. Allora, noi partiamo parlando di Coppa Italia. Avrei visto che questo mercoledì si è giocata la Coppa Italia, la Juventus ha subito tantissimo il Napoli. Napoli si è portato a casa il risultato, e ci sono delle polemiche su Sarri perché sembra che i giocatori non siano arrivati nella condizione giusta, mentre la squadra di Gattuso comunque, anche se non aveva fatto la rete nei 90 minuti, però aveva concretizzato almeno 4-5 occasioni pericolose. Come hai visto te il match? Se ti vai a riascoltare il Costa Mercato della scorsa settimana, dissi proprio che la differenza l'avrebbero fatte le motivazioni. Il Napoli si mise su un livello. Noi la finale che io avevo pronosticato era Juventus-Inter, sì, onesto e sincero. E anch'io ero d'accordo con te. Che poteva essere una finale doc Conte, c'era il Conte... ex Juve, voglia di portare un trofeo all'Inter dopo gli investimenti sono stati fatti, insomma poteva essere la finale più logica. Dramma Franci che abbiamo assistito intanto a tre partite brutte. Sì, la finale è stato l'emblema del brutto più brutto, ecco, della somma delle semifinali. La finale è stata proprio l'eccellenza del brutto. Sì, tra l'altro devo dire che una finale devo dire che una finale senza pubblico è veramente difficile da digerire. Sì, ma a prescindere dalla finale senza pubblico, come le due semifinali, proprio l'intensità di gioco, il modo di stare in campo, gli atteggiamenti, insomma, diciamo che hanno offerto, è proprio la nostra voglia di vedere calcio che ha inchiodato 10 milioni, 10, 11 milioni di persone davanti alla TV, perché altrimenti, ti dico, era meglio andare fuori a fare la giratina. Assolutamente. Quindi diciamo che le tre partite hanno espresso un gioco, non hanno espresso un gioco, ecco, diciamo così. Alla fine, in questa situazione anomala, con una ripresa avvenuta dopo 90 e passa giorni di stop, perché alla fine non ci dimentichiamo che come se fosse una nuova stagione. Verissimo. Oggi, con Luca Gotti, allenatore di Udinese, ha detto inizia un nuovo torneo, ed è l'assoluta verità, quindi un torneo che è ripreso per soddisfare gli impegni economici presi con le TV, con gli sponsor, con tutto, il risultato è stato questo. Assolutamente. Di tre partite brutte da vedersi, di tre squadre, di quattro squadre che si sono presentate con motivazioni diverse, dove la spuntata per un non nulla, come raccontava Allegri alle corse dei cavalli, hai visto? Sì, basta sì. Mettere il muso lì davanti, ecco, Napoli ha messo il musetto lì davanti grazie alle motivazioni in più che aveva, e ha un Meret strepitoso e una precisione, una concentrazione maggiore nella terna dei rigori, insomma, nella girata dei rigori. Sì, quello assolutamente. Però diciamo oggi c'ho una vena un pochino polemica, sarà una settimana, quello che è. Quindi diciamo che non è questo il calcio che ci piace, dai. No, effettivamente no. E allora Costa, noi ci fermiamo un attimo, visto che non è questo il calcio che ci piace, noi ci fermiamo, mettiamo invece un po' di musica che ci piace e torniamo tra pochissimo con Costantino Nicoletti, Italiana del pallone, e soprattutto con il Costa Mercato. A tra pochissimo. Italiana nel pallone. Italiana nel pallone.
Eccoci di nuovo in onda con Costantino Nicoletti, con il Costamercato, con Italiana del Pallone, con Francesco Camisciottoli. Mamma mia, quanta gente c'è in questo studio! Abbiamo bisogno di spazi più ampi. Allora, dicevamo, il calcio che non ci piace, questa finale che ci ha un po' deluso. Io, Costa, farei l'ultima chiosa. Sì. Ti dico la verità, guardando questo mini torneo di Coppa Italia che si è svolto alla fine in 3 giorni, un giocatore veramente mi ha deluso, che l'ho trovato davvero sottotono, è stato Cristiano Ronaldo. Al di là del rigore sbagliato nella semifinale col Milan, ma non è hai proprio... Hai perfettamente ragione, non è giovanissimo, non ce lo dimentichiamo mai, sembra un Highlander. Cioè, è un giocatore attentissimo, quello che vuoi, però anche lui è un giocatore che si esalta, ha bisogno di stimoli, ha bisogno di motivazioni, quindi sì, ci si aspetta sempre tanto da lui, però alla fine, ti ripeto, si è integrato un po' in quel grigiore generale che ha generato la Juve di Maurizio, che è un amico, tra l'altro, una persona che stimo, un allenatore bravissimo, Sarri. E forse non è riuscito a trasmettere alla sua squadra quel qualcosa in più, ecco, per fargli portare io però, proprio certo, ma qui si parla proprio su sì, no, l'assist perfetto. No, mi hai dato un assist perfetto, perché proprio su Sarri volevo riprendere in mano una polemica, no? Ora in questi giorni va questo discorso che Sarri non avrebbe preparato bene la squadra. Io mi chiedo, ma magari non è che non è la squadra di Sarri, cioè i giocatori magari non sono quelli che hanno le caratteristiche che vuole lui. Il concetto è giusto, va letto in chiave diversa, non è la società per Sarri, non è che non è la squadra per Sarri, è proprio lui che non è indicato per quel tipo di società lì. E ci ricordiamo quell'estate tumultuosa, comunque così sembrava dai tabloid, che non fosse lui la prima scelta di questa Juventus, okay? Quindi è stato, non ti dico un ripiego, perché un ripiego comunque importante di lusso, però diciamo che Sarri non è l'allenatore giusto, adatto forse per la Juventus. Poi è una persona che stimo, un allenatore bravissimo, ha fatto tutta la gavetta, perché penso abbia allenato tutte le categorie della terza, avendo risultati incredibili ovunque, certo, ma esoneri anche, cioè, ha avuto proprio i cicli normali di un allenatore di calcio, di un percorso che fa un allenatore di calcio. Però rimane il fatto che ad oggi la Juventus su 4 trofei 2 li ha già cannati. Assolutamente vero. Quello, quindi cioè, ha sbagliato la Super, ha perso la Supercoppa, ha perso la Coppa Italia, gli rimangono 2 trofei, per l'amor di Dio, i più prestigiosi, che arrivano a fondo. Però cioè, vedi la bellezza del calcio, che oggi parliamo di Sarri in questa chiave, magari il 29 d'agosto ne parleremo in un'altra chiave, perché ha vinto magari il campionato e adesso è Champions League. Chissà. Quindi il bello del calcio è proprio questo. Il bello del calcio è proprio questo, e il bello del calcio sai qual è? Che da stasera riparte la Serie A, e pertanto abbiamo Torino-Parma alle 19.30 e Verona-Cagliari. Quindi io ti chiedo di cominciare il nostro Costa Mercato partendo dal Torino. Torino ha cambiato il direttore sportivo, è arrivato il buon Vagnati dalla SPAL, c'è da capire che margini operativi ha, si deve rilanciare il Torino sicuramente, io penso continueranno nella linea che hanno sempre condotto fino ad oggi, se capita l'opportunità di un vecchio importante lo prendo, se no lavoreranno su giovani di prospettiva. L'allenatore secondo te rimane Longo? Ma sai, non mi sorprenderei della coppiata vincente Vagnati Semplici, ecco, quindi anche il buon Leonardo Semplici, altro fiorentino doc, magari potrebbe sedere sulla panchina del Torino il prossimo anno, così hanno fatto bene insieme alla spalla, si potrebbe ripetere. È chiaro che Torino è una realtà, una piazza che punta sempre a degli obiettivi insomma diversi da quelli che sta puntando oggi, certo. Quindi provare ad andare in Europa è normale, insomma. Quindi vediamo, stanno monitorando tantissimo anche il mercato argentino, come sempre hanno scout molto importanti in Argentina, e poi tutto è legato anche al futuro di Belotti, ecco, assolutamente, perché porterebbe in cassa tantissimi soldi, no? Beh, è un giocatore che porterebbe dai 50-60 milioni in su, quindi insomma ti permetterebbe di avere una bella boccata di ossigeno, ma soprattutto di poterli investire anche su obiettivi massimi importanti. Assolutamente. Quindi, molto condizionato il mercato in uscita del Torino. E allora io ti fermo un altro attimo, ancora uno stacco musicale, ci divertiamo a ascoltare e noi facciamo i nostri fuori onda, Costa, non te lo scordare, certo, e ci ritroviamo invece con i nostri ascoltatori tra pochissimo qui su Italiana nel Pallone. Italiana nel pallone. Italiana nel pallone. Bentornati su Italiana Maiorca, Italiana nel pallone con Costantino Nicoletti e con il Costa Mercato. Andiamo subito a parlare del Parma.
Che cosa fa il Parma, Costa? Fagiano, Daniele Fagiano, ha lavorato bene, monitorato come direttore sportivo anche da diversi altri club, e anche qui la situazione economica la fa da padrona, quindi c'è anche un'ipotesi di un cambio societario, c'è un'ipotesi anche di cessione del club. Certo. In attesa di questo la ricerca sarà sempre rivolta verso i giovani. Assolutamente. Anche a Parma si stanno valutando 2000-2001 di profili su quel target lì, in modo tale di non andare. Quest'anno avevano avuto l'esplosione di Kulusevski, che ha fatto benissimo, no? Uscito dall'Atalanta, che è stato già rivenduto, quindi l'Atalanta ha fatto un'operazione eccezionale, perché ha preso un giocatore di pochissimo, l'ha dato in prestito al Parma, quindi l'ha ammortizzato nei costi e l'ha già venduto a una cifra mostre, perché praticamente ha fatto una plusvalenza impressionante di 30-40 milioni di euro, insomma. Bravi, questo è più un lavoro manageriale. Sì, fra scouting, manager, quindi è stato un lavoro molto 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 bello a livello maravigliato. Assolutamente. Però Parma, allora, continua su questa linea. Sì, assolutamente vero. E allora da Torino Parma passiamo a un'altra squadra gialloblu che fa parte dell'altra partita, e quindi andiamo a analizzare cosa accadrà lì. Verona Cagliari, parliamo degli altri gialloblu, quelli di Verona. Bella stagione, grande stagione per Bellas, la cosa non ci fa anche molto piacere, perché è una squadra che mi rimane molto simpatica. C'è un'area di smantellamento, passami il tempo. Juric sembra destinato sulla panchina viola, già in partenza ha venduto già Amrabat, è in procinto di essere venduto con un'asta il difensore centrale, che dice il nome. Kumbulla. Bravo. Beh, quindi di conseguenza c'è più un'area di smantellamento. Poi vediamo il buon Toni D'Amico se riuscirà a ricreare questa alchimia che ha fatto quest'anno, individuando anche lì profili a basso costo che poi si mettono in mostra in vetrina. Però la politica è questa in società come l'Hellas Verona, quindi individuare profili che hanno fame, hanno voglia di emergere, fare bene per il club chiaramente, e poi essere vendibili, perché insomma è una società che sopravvive, l'Hellas. Assolutamente. Navigato a vista a livello economico, e quindi vediamo. Però dai, possono i nostri cugini veronesi si possono ritenere soddisfatti, insomma. E allora noi facciamo il rush finale parlando del Cagliari. Ci rimane gli ultimi Cagliari, istanti. Cagliari bene, Marcello Carli, altra vecchia conoscenza, sportivo ex Empoli, un presidente presente, Giulini, giovane, ambizioso, voglioso di fare, quindi per me proveranno a crescere ancora di più, anche se ancora sono in corsa comunque a un obiettivo come può essere l'Europa. E vediamo cosa succederà con Gio Pedro, assistito da un mio partner, quindi da Marco Piccioli e l'avvocato Mario Di Prato, quindi anche loro capiremo cosa succederà in prospettiva per Gio Pedro, e Simeone, una nostra vecchia conoscenza, quindi devono intervenire, bisogna vedere se vogliono alzare la famosa asticella. Assolutamente. Tanto vediamo come finisce la stagione. Però anche a Cagliari si possono ritenere su. E secondo te Zenga lì è al sicuro? Non lo so, a me non mi ha mai entusiasmato. Ora te parli da collega di ruolo, perché tu sei il gran portiere, quindi ti spendi sempre per i tuoi colleghi, diciamo, di ruolo. E a me non mi ha mai entusiasmato tantissimo come allenatore, e i risultati me ne danno anche ragione, dove è stato, insomma. Sì, è molto pragmatico, no, lui? Ecco, però no, io penso che anche lì si metteranno su un altro profilo, insomma, un profilo magari più giovane, più pratico. Boh, vediamo intanto come finisce la stagione, sai. Se il Cagliari riuscisse a raggiungere una sorprendente qualificazione europea, cambierebbero. Assolutamente. E allora io, Costa, ti ringrazio anche questa settimana per la tua grande presenza e soprattutto per la rubrica. Grazie agli amici di Italiana del Pallone, innanzitutto, che ci ascoltano, che hanno la pazienza di ascoltarci. No, ma si divertano con noi, Costa. Bene, poi bene, ogni bene, tanto ci regali qualche bellissima perla. Abbiamo già avuto tante esclusive, fra virgolette, perché ci hai portato anche il discorso. Io mi ricordo del discorso Icardi, Paris Saint Germain, eravamo in bilico, certo. Invece lo abbiamo dato in anticipo. E quindi state bene, sempre con gli orecchi ben tesi quando c'è Costa. Abbiamo la perla, qualcosa, lo sai che non ci risparmiamo per i nostri amici di Maiorca, insomma, è sempre un piacere. Quindi, perfetto, e poi quest'estate, allora, molto, visto tutto che molto calmo, chiaramente. Sì, quello è normale. Adesso è un gioco, no? Adesso le partite, ecco, deve essere sicuramente un gioco, un piacere, un divertimento per tutti.
E allora io, Costa, rinnovandoti l'invito a venire qua durante l'estate, io mando... Noi intanto ci risentiamo il prossimo settimana, il prossimo sabato per radio. Costa Mercato poi è sacro. Vedremo se riusciamo a vederci dal vivo, che mi piacerebbe anche di più. Assolutamente sì. E allora io mando sia a te che tutti i nostri ascoltatori ad ascoltare la nostra fantastica musica e torniamo tra pochissimo con Italiana nel pallone. Italiana nel pallone.